ci hanno mandato qui da Stelmi perché l'esperto, letteralmente no, l'esperto è lui, è vero? Ma io sono appena di ritorno da un racconto straordinario di altri tra i colleghi, invece qui c'è proprio l'esperto. No, diciamo che sono quello che più ho partecipato all'organizzazione, però sono stato aiutato parecchio dai miei colleghi modellisti. Com'è che si diventa modellisti? Ovviamente è una passione. Ci vuole una discreta pazienza, una discreta organizzazione del lavoro, perché poi bisogna sapere quando dipingere, quando montare cosa. Quando vi costruite a voi i pezzi ai modelli o li prendete già da montare? Il kit che c'è laggiù, un esempio c'è anche in vetrina. E io sono arrivato anche all'autocostruzione, sì. Autocostruì tempo fa un G222 partendo da un altro modello, autocostruì il Piaggio, il P108, l'unico bombardiere italiano quadrimotore della seconda guerra mondiale, che si montava a Pontedera nelle prime officine. E partì dal B17, come fece in effetti l'ingegner Casiraghi, il progettista del P108. È un modellismo tendenzialmente che con lo sguardo preferenziale o a quanto pare assoluto verso appunto aerei e roba del genere. Sì, cioè il modellismo oggi c'è di tutti i generi, ci sono auto, navi, aerei, mezzi militari, di tutto, carri armati, insomma. Però noi ci siamo fiondati sull'aeromodellismo, anche perché io da quando avevo 8 anni che faccio aeromodellismo, non in maniera continuativa, sennò a quest'ora avevo una collezione di alcune migliaia di velivoli. E si va dal barone von Richthofen, il barone rosso fino allo sbarco sulla Luna, razzi, sì, Inter. Più in là, perché quelli sono degli anni 70. E qui si va fino ai tempi di oggi, esempio l'Eurofighter è tuttora operativo a Grosseto. Il Phantom addirittura. Il Phantom, allora quello lì insieme al B-52 sono del conflitto del Vietnam, infatti la mimetica come si può vedere è più o meno la solita, però diciamo in relazione a quanti tipi di velivolo esistono per tutti conflitti, insomma missioni che hanno fatto, questi sono pochini, d'altra parte lo spazio era questo e poi magari potevamo andare anche su piani più alti, però venivano i ragazzi, cioè tra poco il terzo è un paradosso, lo spazio è infinito, sì. E in realtà in questo caso lo spazio è limitatissimo. È finito ma soprattutto per esigenze appunto di visualizzazione, perché altrimenti mettevamo anche su piani più alti. Non si vedeva niente. No, e poi sinceramente attualmente la nostra collezione è questa, siamo in 4 espositori. Sì, qui ci sono... Allora, questa striscia qui è tutto 1x144, compreso gli aerei militari. Quindi sono tutti nella stessa scala, le proporzioni sono queste. Grazie. Niente, grazie a voi. Il modellismo oggi c'è di tutti i generi, ci sono auto, navi, aerei, mezzi militari, di tutto, carri armati, insomma. Però noi ci siamo fiondati sull'aeromodellismo, anche perché io da quando avevo 8 anni che faccio aeromodellismo, non in maniera continuativa, sennò a quest'ora avevo una collezione di alcune migliaia di velivoli. E si va dal barone von Richthofen, il barone rosso fino allo sbarco sulla Luna, razzi, sì, Inter. Più in là, perché quelli sono degli anni 70 e qui si va fino ai tempi di oggi. Esempio l'Eurofighter è tuttora operativo a Grosseto. Il Phantom addirittura. Il Phantom, allora quello lì insieme al B-52 sono del conflitto del Vietnam. Infatti la mimetica come si può vedere è più o meno la solita. Però diciamo in relazione a quanti tipi di velivolo esistono per tutti i conflitti, insomma missioni che hanno fatto, questi sono pochini, d'altra parte lo spazio era questo e poi magari potevamo andare anche su piani più alti, però venivano i ragazzi, cioè tra poco il terzo è un paradosso, lo spazio è infinito, sì. E in realtà in questo caso lo spazio è limitatissimo. È finito ma soprattutto per esigenze appunto di visualizzazione, perché altrimenti mettevamo anche su piani più alti. Non si vedeva niente. No, e poi sinceramente attualmente la nostra collezione è questa, siamo in 4 espositori. Sì, qui ci sono... Allora, questa striscia qui è tutto 1x144, compreso gli aerei militari.
quindi sono tutti nella stessa scala, le proporzioni sono queste. Grazie.